Sono tutti quanti carichi pimpanti arzilli nel canale, tutti belli pieni di elettricità, ancora con l'euforia dopo la bella vittoria con la Fiorentina, anche se non meritatissima, però con le defezioni che avevamo è stato veramente un colpaccio vincere a Firenze e garantirsi praticamente un passo e mezzo nella finale. E oggi andiamo a parlare anche di calciomercato, perché ci sono delle perle veramente sontuose che andrò appunto a delucidare con voi. E prima di tutto però volevo ringraziare e salutare tutti gli iscritti, ragazzi, che sono iscritti ieri ed oggi. Veramente grazie di cuore di essere qua nel canale dello Stivello Maglio, vi voglio tanto bene. Un altro ringraziamento specialissimo che va a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono con grande passione, grande entusiasmo, da veri fratelli bianconeri. Allora, partiamo subito con la bombona proprio da sganciare immediatamente, che riguarda Renan Lodi, ragazzi. Allora, l'esterno sinistro brasiliano in forza all'Atletico Madrid di Simeone, classe 98, quindi un ragazzo che compirà 24 anni quest'anno, è l'indiziato principale da parte di Cherubini, che ormai è partito all'assalto del giocatore, per sostituire Alexandro, che è in partenza proprio in estate. Vedete Nila che ha posato la testa proprio in segno di dolcezza, come per dire finalmente era ora che andasse via Alexandro, ma la sua ora è segnata. Quindi anche Juventus News 24 ne ha parlato ad ampie pagine, e quindi diciamo che l'esperienza di Alexandro volge al capolinea. Era tanti anni che lo sappiamo, doveva partire, non avevamo mai riusciti a piazzarlo neanche al Chelsea, da nessuna parte. Questo sembra essere l'anno buono, finalmente, ed è per quello che forse Allegri lo ha messo tra i titolari, cioè lo ha fatto figurare sempre tra i titolari, in modo tale che potesse essere valorizzato anche a livello di cartellino e che comunque l'Atletico Madrid potesse valutarlo anche in campo, perché comunque è un giocatore che sappiamo essere titolare nel Brasile, però obiettivamente non è più quel giocatore che speravamo di avere. In ogni caso, evidentemente la società ha chiesto a Max di cercare di valorizzarlo il più possibile, di dargli spazio, pur rischiando comunque di avere delle debacle e rischiare di perdere delle partite o pareggiarle. E l'unica spiegazione che posso trovare, non penso che Allegri stravedesse per lui. Evidentemente, se appunto dovesse volgere al termine la sua avventura quest'anno, allora diciamo che ne perdonerei uno in più anche alla società, che lo ha fatto giocare appunto per valorizzarlo, così come sta succedendo anche per Rabiot, secondo me. Poi magari mi potrei sbagliare, perché secondo me l'obiettivo è quello di monetizzare, perché è uno di quei giocatori che ti può dare un po' di budget da reinvestire, comunque fare una piccola plusvalenza su un parametro zero. Quindi attenzione a queste ore calde per Renan Lodi, io spero veramente che si possa fare. È secondo me un ottimo giocatore di spinta, che quest'anno sta facendo veramente faville, comunque in un campionato non facile, dove l'asticella secondo me è più alta rispetto alla Serie A, e quindi avremo comunque un giocatore che è abituato a ritmi più alti della Serie A, e quindi arriverebbe a fare la differenza da noi. Poi, in seconda battuta, ragazzi, altra bomba clamorosa, quindi oggi mi sbizzarrisco al più possibile, metterevi anche compagnia a darvi un sorrisetto. E allora, Savic, altro giocatore che è nel mirino della Juve, ora più che mai, perché allora, praticamente cosa è successo? Lo Tito, già nel 2018, ha rifiutato offerte anche per 110 milioni provenienti dall'Inghilterra. Poi, ultimamente, ha detto no anche un'offerta dello United di 60 milioni e una del PSG, pensate, di 80 milioni a gennaio, fatta dagli emissari di Al-Khelaifi, che direttamente era andato appunto a mettere nel radar, nel mirino, proprio il sergente della Lazio. Allora, diciamo che se quest'anno Savic non dovesse rinnovare, dato che il contratto va in scadenza nel 2024, e Sarri comunque non stravede per lui, diciamo che all'inizio ha avuto anche dei problemi Milinkovic-Savic a inserirsi nel contesto di gioco di Maurizio, e però ultimamente è emerso veramente, perché ha fatto 8 gol stagionali, sta puntando alla doppia cifra. Quindi ecco, cosa può succedere? Che Milinkovic-Savic voglia andare via, quindi la volontà del giocatore prevarrà su tutto il resto, un po' come è successo con Vlahovic. Quindi ecco, stiamo sornioni per capire cosa accadrà. Nel piano di Cherubini c'è proprio quello di andare a buttare tutti i soldi che guadagneremo col fatturato di quest'anno e gli introiti Champions anche su Savic, perché non è l'unico nome che sta girando, c'è anche, come sappiamo, Gravenberg per il centrocampo. Quindi insomma, cercheremo di fare più ordine possibile, perché i nomi sono davvero tanti, quindi non voglio ingozzarvi anch'io appunto di nomi magari campati in aria, ma andremo ad analizzare volta per volta quali sono i più gettonati, i più papabili. Quindi ecco, questo è quanto. Poi, per andare un po' al discorso sulla partita, c'è Nila che mi sta leccando
di continuo. Evidentemente sto dicendo cose sensate oggi, me le sta abbonando. Proprio dolce dolce. E niente, ieri sera so che molti youtuber e molti juventini erano abbastanza arrabbiati per la prestazione della Juventus. Io ho cominciato ultimamente a nutrire una sorta di rispetto e simpatia di nuovo per Allegri perché, diciamo, tutta questa rabbia che ho buttato su di lui, sento, non nel lui come persona, ma nel lui come allenatore, diciamo che è un po' andata scemando nel tempo, un po' anche per l'arrivo di Blas Zaccaria che ha dato brio alla squadra e un po' anche per i risultati che abbiamo ottenuto con quei 13 risultati consecutivi, che poi sono diventati 14 con la vittoria di ieri in Coppa Italia. E quindi cosa vado a vedere? Il bicchiere mezzo pieno, anche se non dovrei, lo so, perché ieri abbiamo dato un'altra espressione di anticalcio, però con 9 assenze, quindi spezzando appunto questa lancia a favore di Allegri, siamo riusciti a contenere la Fiorentina senza rischiare. Sono stati, penso, 3 tiri in porta innocui per Perin e un tiro di Koné in diagonale finito fuori di poco. Per il resto, se noi non guardiamo le statistiche, che sono sicuramente a favore della Fiorentina, ma guardiamo il gioco, diciamo le occasioni prodotte, siamo quasi pari, quindi il risultato migliore era il pareggio, però vincerla non ha fatto schifo, nel senso che la Juve ha buttato dentro un'ultima palla pericolosa che ha sbattuto letteralmente contro Venuti perché c'erano 3 giocatori della Fiorentina pronti ad rappionarla, quindi è stato veramente destino. E l'unica cosa che posso dire, come ho detto anche oggi in pomeriggio, abbiamo veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo con quelli che avevamo, eravamo contati, addirittura non potevamo mettere dentro i giovani. Quadrado, e tra l'altro con una bella giocata di Rabiot che ha fatto finta di andare dentro a provare al tiro, ha visto che non c'era spazio, si è arricciato su se stesso e ha dato la palla a Cuadrado, cosa che mi ha veramente stupito perché uno come lui tende ad essere un cavallo pazzo che va, sbatte con la testa nella difesa e perde palla. Invece ha mostrato lucidità all'ultimo minuto dando una palla comunque deliziosa a Cuadrado che ha buttato una mina dentro sperando veramente nella deviazione. Quindi ecco, dico questo, che la Juve potrebbe aver, diciamo, tratto vantaggio da questa vittoria a livello mentale, a livello psicologico, perché darà una carica incredibile. L'unica cosa che mi fa paura è che la Juve possa voler giocare tutte le partite così. Questo è l'unico dubbio che ho. Cioè, la Juve gioca così anche quando recupererà gli infortunati, oppure ha giocato così male, ma una delle brutte, partite più brutte della stagione, perché aveva tante defezioni, quindi il modo migliore per ovviare a queste assenze era giocare così, sperando nell'acuto di qualche giocatore. Non è andata così, è andata con un autogol, però ragazzi io voglio essere positivo, cioè voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, vederla come una vittoria allegriana, cioè di stampo allegriano, e quindi sperare che anche giocando così otterremo dei risultati. Cioè, adesso purtroppo dobbiamo basarci solo sul risultato, perché se dobbiamo vedere l'estetica ci viene da vomitare. Ditemi anche la vostra, ragazzi, lasciate un bel pollicione a alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci. Un abbraccione anche da Nila e da me. E a presto, fatemi sapere che vi ho salutato. Ciao!